Samuel Peron si è messo alla prova nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ecco quello che ha scoperto al suo rientro, la verità incredibile. Un triste annuncio arrivato proprio al suo ritorno dall'Honduras. Si è classificato al secondo posto arrivando di fatto in finale, ora è venuta a galla l'amara verità sulla sua vita privata, cos'è successo? Samuel Peron si è appassionato al mondo della danza fin da piccolo diventando così uno dei migliori ballerini d'Italia. Ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 1991 facendo parte del corpo di ballo di Cristina D'Avena nella trasmissione Sabato al Circo. Il suo successo è arrivato con le varie edizioni di Ballando con le Stelle accompagnando numerosi VIP in gara. Si è dedicato negli ultimi anni anche al teatro per poi sbarcare anche nel cinema recitando nei film Il ritmo della vita e Ballando il silenzio. Ora la sua ultima esperienza all'Isola dei Famosi è stata davvero significativa, ma ha espresso un dettaglio davvero triste al suo rientro dall'Honduras. Samuel Peron, l'amara verità dopo la finale dell'Isola dei Famosi, cos'è successo? Un dettaglio significativo che ha potuto sperimentare soltanto stando lontano dalla sua famiglia per tanto tempo, ecco il motivo particolare evidenziato dallo stesso ballerino professionista, protagonista da anni a Ballando con le Stelle, dove ha trionfato in coppia con Simona Ventura. Un'altra avventura per Samuel Peron, resosi protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che ha visto alla conduzione Vladimir Luxuria. Si è classificato al secondo posto, ma si è confessato al settimanale Nuovo affermando di aver ferito la compagna Tania e il suo piccolo. Il motivo? Aver dedicato troppo tempo al suo lavoro, come lo stesso ballerino ha annunciato, per questo motivo ora vuole riconquistare il tempo perso con la sua famiglia. Lo stesso Samuel Peron ha rivelato di non aver mai pensato minimamente di poter partecipare ad un reality show come l'Isola dei Famosi, ma anche questa volta è stata decisiva la sua famiglia, durante un collegamento ho sentito Tania che ha gridato, "Vai, love!". Lei mi ha ricaricato con quella frase. Si è fatto valere arrivando fino in fondo mettendo in mostra tutta la sua professionalità e passione, un'altra avventura portata a termine nel migliore dei modi. L'unico neo è stata la mancata vittoria per il ballerino, al primo posto si è classificato l'attore di origine turca Aras Enos. Ma per lui è stata lo stesso già una grande vittoria, come ha dichiarato al settimanale Nuovo, la sorpresa di Tania per la finale sarà indimenticabile come quel tramonto ammirato insieme in Honduras.